Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, ci tenevo a fare questo video perché forse questo è un metodo che può servire a voi quanto è servito, ma davvero, davvero, davvero a me. Non so se anche voi vi ritrovate davanti al vostro comò o al vostro portagioie e oltre a non sapere dove mettere tutti gli orecchini, le collane, gli anelli che comprate di continuo perché anche voi lo so, amate circondarvi di queste cose come me. Il nervoso di quando tutto si aggroviglia o è sparso per la casa, è incredibile, cioè ci rendiamo la vita impossibile. Poi vai a cercare qualche porta orecchini in giro su eBay, ma come sarà la consegna? Arriverà perché comunque ti dirigi verso siti cinesi, arriverà fra un mese, comunque bene o male la spesa è sempre quella sulle 10 euro, 10-15 euro. Allora, se non che un giorno mi sono proprio rotta le cosiddette, perché veramente la situazione era critica, e visto che YouTube mi ha insegnato un sacco di cose, comunque mi serve, comunque la rete mi serve in generale per avere un sacco di informazioni, ho unito un po' le varie informazioni che ho trovato in giro, finché ho trovato un'idea. L'idea di partenza era geniale, talmente semplice che non ci sarei potuta arrivare da sola, e l'ho trovata sul canale, mi sembra, di Sweet Bio Design. C'è una ragazza anche che ha un sacco di visualizzazioni, ma io non l'avevo, appunto, non cercando niente a tal proposito, non la conoscevo, che si occupa appunto del fai da te artistico, al che ho visto sul suo canale questo porta orecchini, però l'idea era studiata per gli orecchini a perno, mentre io volevo comunque già togliermi di mezzo, almeno togliermi di mezzo, nel senso ordinare quelli con la monachella, quindi i classici pendenti, no? La sua idea di partenza era semplicemente questa: utilizzare una lavagna a sughero. Cioè, le lavagne, quelle che di sopra delle quali voi appuntate le cose appunto tramite una puntina. Una lavagna in sughero, a sughero, in sughero, insomma, avete capito? E poi giocare con delle puntine. Allora, avete bisogno di. Avete fatto? Ho avuto un attacco d'arte? No, scusa, questa cretinata sapevo che mi veniva fuori però poi. Comunque, prendete una lavagna di queste qua. Budget 5 euro e ce la fate. Negozi di cinesi, casalinghi, negozi low cost, vai che la trovate. Poi prendete uno di questi rotolini qua in nastro, cioè questi nastri rosa, scegliete voi la tonalità, eccetera, eccetera. Costo 1 euro, io li ho trovati a 1 euro. Poi prendete una scatola di puntine, se non le avete già in casa, io non le avevo, queste le ho pagate 1 euro, e quindi 5, 6, 7 euro. Poi, aiuto, poi una scatola di queste puntine qua, di quelle appunto con il perno. Quindi 8 euro. Io adesso vi farò vedere la struttura con tutti gli orecchini e le collane e i bracciali appesi, quindi mi riserverò di decorarla durante le vacanze natalizie perché adesso io non ce la posso fare, quindi di overniciarla o scegliere un fondo particolare. Adesso vi faccio vedere come in realtà è semplicissimo, dovete solo uscire di casa, procurarvi il materiale, mezz'oretta di tempo se no, poi per montarlo, per fare la vostra creazione di un'utilità spaziale, ci impiegate sì e no 10 minuti. 8 euro in 10 minuti e vi risolvete la situazione. Io spero che possa essere utile a voi quanto lo è stata a me. Io adesso stoppo la telecamera e vi faccio vedere il montato, cioè che cosa è venuto fuori con tutta la mia roba appesa, o comunque collane, orecchini, pendenti e bracciali. Bracciali, ovviamente non i bangles perché non si possono fare, però i bracciali a catena, gran parte di bracciali a catena. Ci vediamo subito. Allora, eccoci qua. Dunque, come sapete, in camera mia la luce non è delle migliori, quindi vediamo questo fascio luminoso da sinistra. Però, insomma, era tanto per farvi rendere conto. Allora, eccola qua. Semplicissima, adesso mi avvicino. Comunque, voi entrate in camera e vedete tutta questa baracchetta di roba, ma veramente 10 minuti per montarla, un po' di più per metterci gli orecchini, però comodissima. Allora, quindi questa è la struttura, no? Quindi, e voilà, appesa al muro. Quindi questo è il nastro. Scusate, è un casino però riprendere e toccare le cose. Quindi questo è il nastro. Ho
tagliato 6 striscette, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi con le puntine, quelle piatte, quindi le ho messe ad intervalli di pochi centimetri, di modo da creare una sorta di bordo. Ecco. All'interno del quale, perché se noi avessimo messo una qua e una in fondo, ovviamente mettendo gli orecchini sbordava, no? Quindi per dare una certa solidità alla struttura, ho fatto questo in tutte assolutamente le fascette. E a questo sono servite le puntine piatte. Poi le puntine a perno, eccole qua, le infilate sempre nella struttura a sughero. E avendo comunque un margine di spazio tra la struttura della lavagna e il perno stesso, voi vi potete tranquillamente appendere le collane e i braccialetti. Quindi semplicemente questo. Poi ovviamente dove ci sono spazi liberi, io potrei andare avanti, non so, potrei mettere un altro perno qua per mettere dei bracciali. Allora, io già così mi sono completamente liberata il comò. Perlomeno io tutti questi orecchini prima li avevo sparsi sopra il comò. O comunque in cestini e si aggrovigliavano, non mi ricordavo che orecchini io avessi. Così almeno a colpo d'occhio voi avete tutto a portata di mano. Cioè, secondo me, io l'ho bazzicato in internet in giro, però un'idea così semplice, ma soprattutto così veloce. Adesso magari la visuale è orribile, ci cioè sarebbe più carina se fosse dipinta, che ne so, di rosa. Voi potete anche mettere come fondo, anche perché vi ritagliate un pezzo di stoffa, un disegno, qualcosa. Se volete fare lo sfondo sotto le fascette di un determinato colore, lo potete fare. Volete dipingere la lavagna, lo potete fare, ce cioè la potete personalizzare come volete. Io veramente, cioè, ho avuto veramente 3 secondi netti, non sono stata lì neanche a scegliere il colore del nastrino, ma è di una velocità allucinante. Quindi, io diciamo che a sinistra ho messo gli orecchini che, vedete, addirittura io credevo di essere strapiena di orecchini. Sì, ce ne sono tanti, ma ho notato che ho ancora un bel po' di spazio, anche perché io non ho contato quanti paia di orecchini, ma ce ne sono parecchi, eh. E ho aspettato un po' a farvi il video per capire se la soluzione fosse comoda. La soluzione è comodissima. Quindi non si sono staccate le fascette con l'usura, io quindi tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, metto gli orecchini, tolgo gli orecchini, stanno fissi lì. Ed è veramente, secondo me, una figata. Per le collane e i bracciali è uguale. È uguale. E io penso che sia una. Adesso non vi faccio vedere tutti, cioè nello specifico tutti i miei bijou perché non penso possa interessarvi. O se vi interessa, magari possiamo farlo in un'altra sede, un video dove vi faccio vedere più nel dettaglio e vi racconto magari qualche aneddoto riferito a questi bijou. Ma fatemi sapere voi se vi può essere. Se può essere interessante per voi o no. Niente, questo video era semplicemente per darvi l'input, per far girare, per condividere questa soluzione, che per me è una vera figata. Niente, io vi saluto e vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!